Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill 3. Nell'ultima puntata siamo rimasti intrappolati letteralmente all'interno del centro commerciale in cui Heather stava passando un po' del suo tempo libero e sono cominciate a succedere cose assurde, all'improvviso, così, mostri ovunque, la gente è scomparsa, l'abbiamo sentita tipo prima allontanarsi con le voci soffuse, offuscate, come se fossero distanti, separate da un muro invisibile, poi sono arrivati i mostri, i cadaveri, i suoni terrificanti e uno stranissimo personaggio che abbiamo incontrato proprio qui, in questo corridoio. Una donna, una ragazza, più o meno dell'età di Heather, scalza e piuttosto inquietante, che ci ha fatto dei discorsi assurdi riguardanti il paradiso, la venuta di Dio che avrebbe liberato le persone, eccetera, eccetera. E a quanto pare Heather è la chiave in questa situazione, solo che deve ricordare qualcosa che lei non riesce a ricordare. E vi avevo promesso che avremmo parlato un attimo di Claudia, ma giusto due cose, perché non abbiamo molto da dire in realtà. La cosa buffa, giusto una curiosità così che vi dico tanto per, non si sa perché Masahiro Ito e la compagnia degli allegri simpaticoni del Team Silent hanno deciso di chiamare questo personaggio Claudia così in onore di un'attrice italiana. Così a caso, non c'entra niente. Claudia Cardinale. Perché, boh, così l'hanno voluta chiamare Claudia. In realtà il primo nome doveva essere Cristi, ma secondo loro era un nome troppo carino, troppo puccioso per un personaggio del genere, quindi hanno deciso poi, secondo loro Claudia è un nome cattivo, e quindi, cioè cattivo, più tenebroso, e hanno deciso di dargli il nome Claudia. Ma i cambiamenti di Claudia non si limitano solo al nome, perché anche l'aspetto fisico di Claudia è cambiato tantissimo dall'inizio dello sviluppo di Silent Hill 3 alla release. Claudia all'inizio era molto 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 diversa da come l'abbiamo vista adesso. Era stata pensata come una donna con i capelli rasati a zero e con il corpo ricoperto e ben visibile di tatuaggi molto strani, molto occulti, che dovevano servire a evidenziare il suo aspetto occulto, diciamo, no? Che lei palesa immediatamente con i suoi discorsi. Il Team Silent poi ha poi pensato che quell'aspetto era troppo fuorviante per il giocatore, portava subito a pensare a un cattivo, a un qualcosa di estremamente crudele, che a quanto pare il Team Silent non voleva che noi pensassimo, quindi hanno deciso bene di dargli un nome neutro ma non puccioso come Cristi e di cambiargli l'aspetto in quello che abbiamo appena visto, quindi più sembrava più una suora, avete visto, aveva questi abiti scuri, vestiti neri, sobri, fin troppo sobri, e soprattutto scalza, era senza scarpe, non so se l'avete notato. Vi ricordate chi è che andava in giro scalzo nel precedente capitolo di questa storia, ovvero Silent Hill 1? Proprio lei, la signora Gillespie, la madre di Alessa. Ma, malgrado le similitudini ci sono, è troppo presto per cominciare a parlare di queste cose. Invece, parlando di similitudini, voglio dirvi giusto una curiosità, anche questa interessante. Forse i più attenti di voi avranno riconosciuto che la voce di Claudia non è una voce nuova. È la stessa voce di quella donna che incontrammo proprio all'inizio di Silent Hill 2, ve la ricordate? Quella nel cimitero. La doppiatrice è la stessa. Ricordatevi questa cosa, perché ne parleremo più avanti. Non voglio dirvi altro al momento. Diamo un occhio qua. Forse non ci sono nemici. Questo suono è semplicemente l'inquietudine di Heather per le parole di Claudia. C'è un sacco di roba fissa sulla bacheca, visi, programmi e simili. Non credo siano importanti. Ok, cominciamo a controllare le stanze. Questa è aperta. Ah no, da qui siamo arrivati noi, ok? Abbiamo aperto la shortcut qui. Quindi queste stanze. Rotta. Rotta. Di qua dove andiamo? Ok, diamo un occhio. Rotta. Rotta. Questa qui. Rotta. Ok, siamo tranquilli per modo di dire. Abbiamo un ascensore che probabilmente funzionerà, speriamo.
Lo controlliamo dopo. Eh beh, anche qui nulla di importante. Non c'è una pulsantiera interna e l'ascensore parte da solo. Una radio. Che diavolo ci fa una radio che cade dal soffitto? Ad ogni modo, suppongo che questo spieghi lo statico di prima. Si sente solo statico, forse è rotta. Ho una radio. Sappiamo cosa significa lo statico, no? Oddio. Quanti sono? Dobbiamo utilizzare la carne qua, eh. Qui, chiuso. Oh! Chiuso. Chiuso. Oh, fatemi andare via. Chiuso. Abbiamo una mappa? Sì. Dove siamo? Santo cielo santo. Ok, dalla parte in fondo del corridoio abbiamo toppato un sacco di, 1, 2, 3, 4 porte, più o meno. Di qua ne abbiamo altrettante. Ok, giriamo subito a sinistra per i bagni. È rotta, no, smetti. Ok, sono un po' stupidi sti cani però. Rotta, ecco fatto, ma punito perché l'ho detto. Guarda avanti. Ok, una save room. Una save room. Abbiamo intanto qui cure. Approfittiamo. Tantissime cure. Non sembra che ci sia nulla di, utile sullo scaffale. E qua abbiamo siringone. Un'ampolla. E una save room. Aspetta, prima diamo un occhio alla nostra salute, perché abbiamo preso un paio di sberle, ma stiamo ancora bene. Esaminiamo la radio. Non riceve le stazioni normali, sarà rotta. Ok, non è cambiato quindi. E abbiamo una un'ampolla. Ok, qui non abbiamo niente di nuovo. Ampollae. È la roba giusta. Spazza via ogni dolore e mi rende tutte le forze. Madonna, le traduzioni, ragazzi. È piena di nutrimento e almeno dovrebbe aiutarmi a recuperare un po' di forze. E abbiamo anche gli scarti di carne. Credo che dovremmo utilizzarlo qui fuori. La possiamo anche equipaggiare. Io al momento la equipaggerei. Vediamo, perché mica mi ricordo, sapete? Ho in mano... No, ho la... Ho ancora la pistola in mano. Come si usava? C'era sicuramente un tasto per usare. Quindi qui facciamo qualche esperimento, eh. Quadrato, no. X a vuoto, no. L1 e R1 mi spostano di lato. Non ne ho idea di come si usa. La useremo dal menu. Di nuovo questo.
A guardarlo mi fa male la testa, ma allo stesso tempo mi sembra di riconoscerlo. Sono certa di aver dimenticato qualcosa di molto importante, ma ho anche la sensazione che farei meglio a non ricordare. Ok, salviamo. Stanza del primo soccorso. Questa è tipo un'infermeria del centro commerciale. Qui ci sono libri e riviste, ma non ho tempo di leggerli. Ok, quindi qui dentro la sedia aveva roba strana attaccata. Solo cure? No, ok, semplicemente perché siamo palesemente nell'Otherworld, palesemente. Ci siamo scivolati giù con un ascensore. Adesso, prima di procedere. Possiamo provare a tornare indietro e controllare quelle stanze, credo che sia saggio. E poi torniamo qui. Proviamo. Oddio. Non è questa la direzione giusta. Veramente disturbante la telecamera. Chiusa. Chiusa. Quello sta mangiando. Chiusa, ok. Qua è... Qua era proprio uno spreco di tempo. Questa l'abbiamo controllata? Sì. Ok, quindi adesso oltre all'ascensore qui non c'è altro. Dobbiamo solo andare verso l'alto. Quindi in fondo al corridoio giriamo a destra tutte le porte. Via. Qui si gira. Oh, maledetto. Ok, destra tutte le porte. Li stanno mangiando. Via, 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 via. Non mi hai visto, vero? Oh sì che mi ha visto. Oddio. Ah, è aperto qui. Ho provato giusto per, non pensavo mai fosse aperto. Avrei bisogno di una torcia. Non mi pare ci sia nulla in mezzo a questo buio. C'è una scala che scende dal soffitto, ma non arriva a terra. Non riesco a raggiungerla neanche se salgo sul tavolo e allungo le braccia. Se solo avessi qualcosa di lungo per acchiapparla. Ok, ci serve qualcosa come un ombrello, un gancio, qualcosa del genere. Dove siamo? Perché mi sono disorientato tantissimo con tutti questi mostri. Da qui, se si apre, accediamo alla parte nord. Ok, non si apre, me lo aspettavo. E qua nient'altro. Allora, pianifichiamo prima di uscire. Qui siamo al primo piano del centro commerciale. Abbiamo una quantità di negozi e roba da controllare assurda. Quindi proviamo a partire da dritto davanti a noi. Ok, questo è chiuso ma non me lo segna nella mappa. Qua c'era l'ingresso nella subway che... Oh madonna, guardate quanti. Cioè capite che perché vi dicevo combattere non ha senso. Guardate che roba. Gli eserciti ci sono. Bisogna cercare di scappare. Questi per fortuna sono abbastanza tonti e... Questa... No! Uff. Niente di importante qui, niente di importante qui. Qua? Una bevanda energetica, l'ho vista. No, no, non era quello, era un'etichettina. Corri! Chiuso. Chiuso. Ok. Guarda avanti. Oh, munizioni e cure. Oh, e lì c'è un warning. Leggiamo prima il warning. Attenzione, nel lasciare la stanza assicurarsi di spegnere le luci. Se non verranno spente, risulterà evidente. Ok. Se non verranno spente, risulterà evidente. Noi le spegniamo, non c'è problema. Munizioni e una scatola del pronto soccorso. Leggiamo giusto per la descrizione della scatola del pronto soccorso. Questa mi aiuterà a curarmi le ferite abbastanza bene, credo. Quindi, semplicemente è cura poco, cura medio, cura tantissimo.
come sempre, non è cambiato nulla. Ok, spegniamo la luce. Non ricordo cosa succedeva se si lasciava la luce accesa. C'è un interruttore, al momento è acceso. Vuoi spegnere le luci? Sì. Ho una torcia. Ecco cosa succedeva, che non avremmo preso la torcia. Ma adesso posso riaccenderlo? No. Ok. Di qua, giusto? Sì, abbiamo i bagni di nuovo. Aperti. Libero. Ugh, un gabinetto sudicio. Solo a guardarlo mi viene la pelle d'oca. Ma c'è qualcuno lì dentro? Ok. Ho dell'ammoniaca. Non aprire la porta. Non c'è nessuno. Eppure hanno bussato, eh? C'è sangue dappertutto, ma non c'è nessuno. Qualcuno ha risposto, o me lo sono sognato? Ok, controlliamo l'ammoniaca, anche se sappiamo benissimo cos'è, ma i commenti di Heather potrebbero benissimo farci venire in mente qualcosa. Il tipo di roba che si usa per pulire il bagno. Mi sa che a casa ho lo stesso tipo. Esamina. Sulla bottiglia c'è scritto pericolo, non mischiare. Vedete? Sappiamo già che dobbiamo mischiarla con qualcosa per creare l'acido, probabilmente. Qualcosa che squagli niente che abbiamo scoperto finora. Pianifichiamo. Come al solito. Bagni degli uomini, mille porte, andiamo nel corridoio dritto nord che ci permetterà di superare la barricata che abbiamo trovato qui. E forse, se siamo fortunati, anche di entrare qui dentro ad esplorare, ma non credo, credo che qui ci servirà per accedere a quest'area qua. Credo. Proviamo. Cerchiamo di essere il più veloci possibili. Ok, nulla. Mi stanno seguendo? Non pare. Oh, salve. Lasciami in pace. Ok, è il negozio di vestiti dove siamo già entrati. Lì c'era il cadavere, qua è il primo mostro che abbiamo visto. Questi vestiti sono sporchissimi, sono macchiati di sangue. Prima non erano così, che cosa sarà successo? Solo un punto di passaggio? Questi vestiti sono sporchissimi, macchiati di sangue, cosa era successo? Bla bla bla. E qui però abbiamo l'unico vestito che non è sporco, è un giubbotto antiproiettile. Questo è un giubbotto antiproiettile? Un giubbotto antiproiettile. Giubbotto antiproiettile, è pesante da indossare, ma mi dovrebbe proteggere contro gli attacchi dei mostri. Ha una durability? Non mi ricordo questa roba. L'unico problema è che è pesante e ingombrante. Mi farà correre più lentamente. Dobbiamo scegliere quindi qua. O proteggerci dai danni ma correre... No. Noi vogliamo correre per ora. Ci farà comodo magari in un eventuale boss fight. Non sembra ci sia altro, anche se Heather... Guarda. Una gruccia! Potremmo usare questa per la scala. Avete visto quanto è comodo guardare i movimenti della testa del personaggio? Guarda avanti. Mamma mia. Sti jumpscare infingardi. La serratura è rotta. Ok, da qua non andiamo da nessuna parte. E a quanto abbiamo visto... Oddio, sto manichino. Sporco di sangue più o meno nel cuore, guardate. Più o meno dove sta il cuore.
Ricontrolliamo la mappa. Mi pare che uscendo di qua a sinistra non si procedeva. Vediamo. Eh no. Eh no. Decisamente no. Ok, adesso me l'ha segnato. Quindi dobbiamo tornare indietro alla scala. Ok. Corri. Ok, qui abbiamo una caterva di mostri. Prima di andare nel pandemonio devo andare tutto in fondo al corridoio, poi girare a destra, seconda porta sulla destra. Qui. Ok, perfetto. Non so se basta la gruccia però. Dov'era la scala? Eccola. Da qui posso interagire? No, però da qui sì. Giusto? Qualcosa di lungo per acchiapparla. Speriamo che basti, eh. Una gruccia di ferro che ho preso dalla boutique. Usa. Sì, basta. Ok. Da qui siamo al secondo piano, ok. Sto silenzio. Oddio. Perché dovrebbe esserci qualcosa di simile qui? Non è mica un ospedale. E di qua siamo bloccati dal buco. Oh no, Eder, ma chi t'ha detto di andare di sotto, porca? Ma mi devi rifare tutta l'animazione lentissima della scala. Volevo solo vedere se potevo andare di là. Però sappiamo che almeno possiamo saltare di sotto velocemente. Ok, in quale punto siamo sbucati? Lì. Scale mobili nel nulla. Avete visto, per un istante si è intravisto Cheryl. Non vedo niente, non sento niente. Ma che cos'era, mi chiedo? Credo di aver sentito qualcuno dire papà. E si è intravisto Cheryl, l'avete visto? Cioè, mandate indietro il video. Si vede proprio poco, ma si vede. Tutto rotto. Da qui possiamo accedere anche al terzo piano? Sì, dovremmo poter accedere. Manichini. Tutti questi cosi per metterti fretta. Quindi qua c'è roba importante. Proiettili per la pistola. Una porta che dà sul retro. Camerini. No, mi hanno bloccato. Qua tocca. Proviamo a usare la carne. Non so se loro vengono attratti dalla carne. E siamo anche feriti, io prima di tutto mi curerei. Oddio, cura veramente pochissimo. Proviamo. L'ho usato. Fanno un sacco di sberle. Oh. Mamma mia.
altre sberle sto prendendo. Qui c'è anche una fiala. Non mi pare ci sia altro, non mi pare ci sia altro. Aperto. Oddio. Oddio. Siamo finiti di sotto, ma di là abbiamo ancora un sacco di porte da controllare, quindi io tornerei indietro momentaneamente. Prima ricarico. Madonna, se fanno male quegli aggeggi. Abbiamo un bel po' di colpi. La carne... no, non sono riuscito a usarla, perché mi hanno attaccato mentre la buttavo giù. Non mi pare ci sia nient'altro qui dentro. Un punto di salvataggio, ok. Vedete? Si sta aprendo un po' di più l'esplorazione. Non in maniera eccessiva, ma un po' di più. Negozio di gioielli? Ho una noce. Ok. È una noce grandina, dalla vetrina del gioielliere. Dentro c'è qualcosa che si muove, ma non la posso aprire a mani nude. Ok, ci serve uno schiaccianoci o qualcosa di simile. L'ultima volta che sono passata di qui c'era un bel anello d'argento. Peccato sia scomparso, uffa. Uffa. Qui siamo nello stesso corridoio. Sì, siamo nello stesso corridoio che ci aveva portati la porta, quella di sopra, con i tre mostracci. L'ascensore di nuovo. Chissà se funziona, proviamo. Proviamo. No, aspetta, prima le porte. Qui appeso c'è un quadro come tanti altri. Madonna. Fermo. Ok, le porte qua non lo controllate. Chiuso. Via. Questa è la stanza. Sì, ok. Di qua. L'ascensore. Questo ascensore è come quello strano di prima. Sono arrivata in questo mondo su quest'affare. Chissà che succede se ci provo un'altra volta. Per quanto prema questo tasto, le porte non si aprono. Pazienza. Oh, porca miseria. Anche il tasto di chiamata sembra rotto. Le porte proprio non vogliono muoversi. Dobbiamo in qualche modo ripristinare la corrente. Mamma mia. E non abbiamo... non abbiamo... ah, il terzo piano. Il terzo piano. Giusto. Come siamo messi ad HP? Ok, siamo bene. Oh mio Dio. Questo cos'è? Un cane alla brace? Ma chi diavolo può fare una cosa del genere? Per di più, chi se lo mangerebbe? C'è qualcosa nella pancia del cane. Ho una chiave bruciacchiata. Forse la chiave per quella porta che abbiamo visto. Non c'è nient'altro di cui preoccuparsi qui. Tranne... è solo un cane alla brace. Perché farmene un problema? Lo so, fai te. Dicevo, potrebbe essere la chiave per quella porta che abbiamo visto lì nel corridoio dopo i cagnacci. Chiave bruciacchiata. Questa chiave era dentro al cane abbrustolito al ristorante. Blea.
Non sappiamo dove porta, non possiamo esaminarla. Abbiamo ancora le chiavi di casa. Dai, qualcos'altro di utile? Bicchieri? È solo un normale bicchiere da vino, non c'è motivo di portarlo con me. Cure, 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 sì. Bevanda salutare, scatola del pronto soccorso. E da qui forse possiamo accedere al retro, alla cucina? E da qui si vede fuori. Ok. Come al solito, pianificare. Noi siamo arrivati dalle scale mobili. Davanti a noi era chiuso, però ci sono i bagni. Andiamo a vedere prima. Ok, niente. Oh madonna, è chiuso. Oh no, no. Non ho letto. Lo sapevo io. Questo tocca ucciderlo, eh. Madonna che sberla che mi ha dato. Alzati, Ether. Questo tocca ucciderlo. Oddio. Aia. Come siamo messi? Stavamo per morire. Non so se utilizzare una scatola del pronto soccorso. Eh sì, abbiamo solo 3 bevande energetiche. Oppure utilizzare direttamente un'ampolla, perché... Sì, ampolla. Sempre bagni sudici. Questa volta niente però. Solo un posto dove rifugiarsi? Sì, solo un posto dove rifugiarsi. Niente di niente, ma... Possibile? Ok, quindi dobbiamo togliere di mezzo il grossone e il cane per poter leggere cosa c'è scritto sulla porta della luna. Veloce. Mica è morto. Ma così mi paro. Non ricordavo di potermi parare. Forse mi conviene ricaricare adesso. Avevamo solo 3 colpi. Mi piacerebbe vedere davanti. Ok, se sta lì. Se fa così. Ok, si è impuntato. Bene, bene, bene. Meglio per noi. È chiuso. Sulla porta c'è una mezza luna rossa e un'attacca arrotondata. Qui c'è scritto qualcosa nello stesso tipo di rosso. Inanellando le 300 giornate e notti, da dietro la porta si sentono grida di dolore. Inanellando le 300 giornate e notti. E la destinazione finale è divenuta realtà, ma non un buon inizio. Non ne ho la più pallida idea di che cosa significhi. Inanellando le 300 giorni e notti. Io adesso dovrei scendere, tu mi farai scendere, perché qua abbiamo controllato tutto. Il bagno, a me ragazzi mi fa strano quel bagno. Non c'è proprio niente, niente, niente qua. No? È molto strano, è molto... No, no, non c'è niente, anche Eder non guarda nulla se non la porta. Come al solito sono scechissimo, c'ho qualcosa... Ma no, ma Eder non guarda niente. È qui tipo solo per rifugiarsi e riprendere fiato un attimo durante la fuga. Quindi inanellando 300 giorni e 300 notti,
Da dietro la porta si sentono le grida, la fine, l'inizio. Non mi pare un'indizione. Abbiamo una noce, una chiave bruciacchiata, l'ammoniaca. Allora, la chiave bruciacchiata non credo proprio che sia per la porta della luna. Inanellando 300 giorni e 300 notti. La noce ci serve uno schiaccianoci per tirar fuori qualcosa di utile e basta, non abbiamo altro. Quindi io proverei adesso la chiave nella porta, giusto per vedere, giusto per sicurezza, ma non credo proprio, non credo proprio. Tu sei sempre l'incastrato, vero? Bravo lui. Ok. Qui non lo posso usare, ok. Allora la dobbiamo andare a provare giù di sotto. Permesso. Sapete che non so se mi conviene indossare il giubbotto antiproiettili già ora. Adesso faccio una prova, che qui che siamo più tranquilli. Allora, proviamo a mettercelo e vediamo quanto riduce. Abbastanza, ma secondo me è sempre fattibile per la nostra strategia. Forse non riusciamo a scappare ai cani, ma ci fa comodo, ci fa comodo. Ora io mica ricordo dove era la porta. Ah, eccola, questa. Questa qui. Quindi devo entrare nel negozio, uscire sul retro o anche da qua. Ah, questo era quello degli animalacci, quindi meglio passare da sotto. E andare di qua. E speriamo che lì funzioni la chiave bruciacchiata, perché è la nostra unica speranza. Ma, dato che siamo giunti al momento cruciale, mi dispiace lasciarvi con il fiato sospeso, ma per questa volta ci lasciamo qua. Nel prossimo episodio andremo a vedere e sperare che questa chiave bruciacchiata apra quella porta, altrimenti vuol dire che mi sono perso qualcosa e sono guai. Alla prossima.